Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo come di consueto con i numeri odierni dell'emergenza Covid nella nostra regione. Sono 11 di età compresa tra 12 e 84 anni i nuovi casi positivi al Covid registrati in Abruzzo che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a oltre 78.000 casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.520. Si tratta di una 95enne della provincia dell'Aquila. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 798 tamponi molecolari e 1.030 test antigenici. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73.550 tra dimessi e guariti, più 105 rispetto alla giornata di ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2.253, 65 pazienti più 4 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in area medica, 13 più 1 rispetto a ieri con un nuovo ingresso in terapia intensiva, mentre gli altri 2.175 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari allo 0,60%. Del totale dei casi positivi, andiamo a vedere le variazioni provincia per provincia, 12 più 12 in provincia dell'Aquila, numero invariato invece in provincia di Chieti, più 5 in provincia di Pescara. Più 4 in provincia di Teramo, invariato per persone che risiedono fuori dalla nostra regione, e 122 con un decremento di 10 unità per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E un accordo è stato raggiunto per quanto riguarda sempre la pagina Covid. Se necessario, i pazienti ricoverati potranno essere concentrati al Covid Hospital di Pescara e con loro anche il personale sanitario. E quanto è emerso dalla riunione di sabato tra l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, il direttore del Dipartimento regionale Sanità Damario, il direttore dell'Agenzia Sanitaria regionale Cosenza, il referente regionale per le maxi emergenze sanitarie Albani e i direttori generali delle ASL. I pazienti Covid potranno essere trasferiti a Pescara, ma con loro arriverà anche il personale sanitario. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì pone così fine alle polemiche dei giorni scorsi riguardo i ricoveri. Il sindaco dell'Aquila Biondi e la deputata Pezzopane avevano chiesto che i pazienti fossero concentrati nel Covid Hospital di Pescara, così da riprendere le attività ordinarie in sospeso negli altri nosocomi e smaltire le lunghe file d'attesa, dando priorità ai pazienti oncologici. Ne sono oltre 50, ha dichiarato il primo cittadino, coloro che all'Aquila attendono di sottoporsi a intervento. La proposta, che aveva ricevuto l'immediato benestare del direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale Pierluigi Cosenza, era stata però bocciata dal coordinatore della task force per far fronte all'emergenza Covid, Alberto Albani. Se spostassimo i pazienti a Pescara, dovremmo dirottare il personale sanitario, in particolare anestesisti, al Covid Hospital, così da ingolfare l'ospedale civile. Questa è la posizione del dottor Albani, posizione superata dalla riunione di sabato. La Verì infatti ha incontrato Cosenza, Albani, il direttore del Dipartimento regionale Sanità, Damario, e i direttori generali delle quattro ASL abruzzesi per trovare la quadra. Al termine dell'incontro nessuno ha rilasciato dichiarazioni, ma la decisione è stata presa. Al momento in Abruzzo la situazione ricoveri è sotto controllo, con 11 pazienti in terapia intensiva. Se la situazione dovesse diventare più complicata, via libera al concentramento dei degenti in un'unica struttura di rianimazione, per l'appunto quella di Pescara, sulla base di un accordo tra le singole aziende sanitarie che prevede anche la messa a disposizione del personale necessario a garantire l'assistenza. Il Covid Hospital di Pescara, costato 11 milioni di euro, inaugurato oltre un anno fa, conta 214 posti letto, di cui 40 in terapia intensiva. Grazie Verì, grazie Marsilio, ha commentato il sindaco Biondi, parlando di vittoria per tutti gli abruzzesi. Al contrario, per la deputata Pezzopane si tratta di un risultato parziale e schizofrenico, frutto di una decisione frettolosa. Il Covid Hospital è un ospedale fittizio, ha detto la Pezzopane, perché il personale sanitario è sufficiente ad assistere solo 8 pazienti in terapia intensiva. I soldi sono stati spesi solo per Pescara, ha concluso la deputata PD, così da avallare la decisione che l'ospedale dell'Aquila non sarà mai un DEA di secondo livello.
E purtroppo nel fine settimana ancora roghi in Abruzzo. Ieri incendi sulla costa chietina, a Lanciano e a Teramo, ad una settimana esatta dal violento incendio di Miano. Nessun ferito, ma molti i danni ad abitazioni e coltivazioni e attività produttive. Ascoltiamo il servizio di Giuseppe Dentino e a seguire il racconto di chi a Teramo ha visto Colle Minuccio in fiamme. Un'altra domenica di fuoco in Abruzzo. Nell'ultimo mese ci sono stati incendi ogni singola domenica in diverse parti del territorio regionale. Ieri a bruciare sono state Lanciano e nuovamente Teramo. Nel comune in provincia di Chieti l'incendio è divampato la mattina, intorno alle 10:30. Alle 13 poi il vento è girato, soffiando il fuoco sul Cossone di Sant'Amato, la zona maggiormente colpita. La situazione è tornata sotto controllo solo in serata. In fumo circa 20 ettari, vigneti, terreni incolti e soprattutto uliveti. Oltre 200 le persone evacuate, tanti danni ad abitazioni, rimesse, attività produttive, ma per fortuna nessun ferito. Molta solidarietà e soprattutto veramente una notizia buona che non ci sono feriti, non ci sono persone che sono state colpite dall'incendio. Ci saranno dei danni alle case, qualche officina, qualche attività produttiva, ma questa è una notizia che ci dispiace, ma sicuramente il male minore. Sul posto un elicottero e poi due Canadair dei vigili del fuoco. Anche i residenti, armati di pompe e secchi, hanno fatto del loro meglio per rallentare l'avanzata del fuoco. Le forze dell'ordine hanno circoscritto le zone a rischio, ma un 49enne avrebbe oltrepassato in moto il nastro bianco e rosso. Fermato, ne sarebbe scaturita una colluttazione che ha portato all'arresto dell'uomo e alla denuncia per resistenza, pubblico ufficiale e lesioni. E ad una settimana esatta dal terribile incendio di Miano, torna a bruciare anche Teramo. L'allarme è scattato intorno alle 16 a Colle Minuccio e due Canadair hanno fatto la spola tra l'incendio e il mare di Giulianova, dove si ricaricavano d'acqua. Le fiamme sono state domate solo questa mattina. Ancora incerte le cause dei roghi, ma sia a Lanciano che a Teramo investigatori e residenti sono orientati verso la pista dolosa. Ci stanno degli accessi. Vice Sindaco, brucia ancora Teramo, questa volta Colle Minuccio, qual è la situazione allo stato attuale? Questi ultimi due fine settimana, quello del 15 d'agosto e questo del 23, del 22, sono due fine settimana importantissimi sotto il profilo degli incendi. Da ieri pomeriggio intorno alle 3:30-4 è interessato solamente una zona di Colle Minuccio. Io ero a casa, si è incominciato a sentire la pozza di bruciato, verso le ore 16 abbiamo sentito le camionette dei Vigili del Fuoco salire, quindi sono venuto a vedere. Il fuoco è partito dalle zone di Colle Minuccio fino in nottata, si è steso tutto per tutto il fosso di Cartecchia. Ieri sera siamo riusciti, grazie anche ai Canadair, a procedere a dei lanci per lo spegnimento, perché ovviamente oggi come oggi lo spegnimento di un incendio, per questa tipologia di incendi di bosco, sottobosco, sterpaglie, si fanno principalmente con i mezzi aerei, quindi la disponibilità di un mezzo aereo può rappresentare l'immediata conclusione o quantomeno il principio di concludere un intervento di incendio. Ci sono state difficoltà in tal senso nel reperire mezzi aerei? Le difficoltà sono legate al fatto che nel territorio nazionale siamo praticamente circondati da incendi anche più importanti come quello che c'è stato ieri a Lanciano e che ha rappresentato danni importanti per la società abruzzese, non solo per i nostri concittadini. Stamattina siamo riusciti ad avere alle prime ore, quindi FMEDERI ha appena fatto giorno, un ulteriore Canadair che sta facendo lanci in continuo e che adesso sicuramente, così come ho avuto modo di parlare anche con gli amici e colleghi dei Vigili del Fuoco, mi dicono che la situazione sta iniziando ad evolvere in senso positivo. Fatta l'attività di spegnimento c'è un'attività di bonifica, l'attività di bonifica, cioè quelle fumaiole che vediamo che rimangono sui terreni bruciati, sono sempre dei possibili, i possibili incendi che possono riprendere grazie anche a delle condizioni meteo avverse, quindi il vento, questo vento che quest'anno ci ha accompagnato un po' per tutta la stagione estiva, ha rappresentato un elemento di pericolo in più. A questo dobbiamo ovviamente cercare di fare un'attività di prevenzione, proprio di educazione nei confronti dei cittadini. Se vogliamo bene al nostro patrimonio arboreo, al nostro territorio, dobbiamo in questo periodo, fino a quando non ci saranno
diciamo, le prime piogge, ma io direi non proprio neanche le prime piogge, bisognerebbe proprio cambiare atteggiamento e fare un'attività di educazione civica, comportamentale, perché l'attività di educazione può rappresentare veramente l'unico deterrente a questi incendi che si possono verificare. Cronaca ancora, incendi a cassonetti e cestini dei rifiuti a Pescara, mettendo a fuoco anche sterpaglie lungo una scarpata. Scoperto dalla polizia, è stato denunciato con l'accusa di danneggiamento seguito da incendio. Si tratta di un 19enne che la notte scorsa aveva dato alle fiamme 7 cestini e 3 cassonetti porta rifiuti. Gli agenti della squadra volante sono risaliti all'identità del giovane grazie alla segnalazione di 2 cittadini che hanno dato una precisa descrizione del giovane e delle indicazioni sulla direzione di fuga. Gli incendi, alcuni alti oltre 3 metri, sono stati spenti grazie all'immediato intervento dei vigili del fuoco che hanno scongiurato una possibile estensione. Nel frattempo sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata della zona, dalle quali si vede che l'autore degli incendi, camminando a piedi, ha di volta in volta dato fuoco con un accendino ai cestini dei rifiuti e ai cassonetti che ha incontrato lungo il percorso. Il giovane pescarese, quando è stato fermato, ha spiegato agli agenti di aver voluto provare il nuovo accendino e di essere dispiaciuto per il gesto fatto. Cambiamo argomento adesso, il PD mette sotto accusa la regione sull'emergenza acqua in Abruzzo. Silvio Paolucci parla di fondi disponibili ma non spesi. In 2 anni e mezzo dalla giunta Marsiglio nessuna programmazione sul ciclo dell'acqua. Su 341 milioni di euro governativi utilizzati dalla regione, 0 fondi sono stati invece utilizzati per il sistema idrico. Punta così l'indice contro il presidente della regione, il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale Silvio Paolucci, parlando di una carenza idrica quasi senza precedenti. Perché hanno rimodulato a vario titolo e in più occasioni ben 341 milioni di euro tra la rimodulazione del master plan e l'anticipo delle risorse, 123 milioni di euro del cosiddetto decreto Carfagna. Su 341 milioni di euro non vi è alcuna traccia di risorse per il sistema idrico integrato e in particolar modo per le condutture che hanno bisogno di numerosissimi investimenti. Chiediamo da subito che la Regione coordini tavoli e faccia proposte per e in direzione di risolvere il tema del sistema idrico integrato. Può farlo, è chiaro che i risultati li avremo a distanza di qualche mese, come è stato quando noi, vecchia giunta di centrosinistra, investimmo sui depuratori e oggi i risultati ci danno ragione, bisogna farlo con urgenza. Tra l'altro nel precedente master plan vi erano delle risorse e delle progettazioni che non hanno neanche portato avanti e qui è l'ennesimo campanello di allarme che ci fa dire che assolutamente questa giunta Marsiglio, questo governo regionale è sideralmente distante dalle priorità e dai problemi delle nostre comunità. Il tour estivo del Partito Radicale per la raccolta di firme per il referendum sulla giustizia oggi ha fatto tappa a Pescara, presenti diversi esponenti di centrosinistra. Continua il tour in Italia per parlare di giustizia, di questo referendum, quali temi e qual è l'importanza di questo tour? Sono 6 questioni che riguardano la legge Severino, la carcerazione preventiva che ancora persiste in questo paese, ci sono 22.000 cittadini italiani che non hanno ancora una sentenza definitiva, che è quella che stabilisce la carta costituzionale come la prova della colpevolezza. Quindi in 22.000 sono lì da innocenti, molti di loro riceveranno un risarcimento per ingiusta detenzione, ci sono le vittime dei processi, i martiri dei processi. Abbiamo un referendum quindi sulla responsabilità civile, sul sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, ci vogliono poche parole, il sistema, il libro con il quale Sallusti e Palamara hanno denunciato il funzionamento di questa magistratura. Noi arriveremo l'anno prossimo a votare questi referendum e quindi a sbloccare un Parlamento che da 40 anni non è in grado di fare questa riforma. Noi nell'87 votammo il referendum Tortora sulla responsabilità civile, l'80% dei cittadini era per l'introduzione della responsabilità civile. Dopo qualche settimana
il Parlamento tradì quel voto e dopo qualche anno ci fu Tangentopoli. Noi abbiamo promosso questi referendum insieme alla Lega con, diciamo, la disponibilità ad avere come compagni di viaggio chiunque è disponibile e si riconosce in questi referendum, perché c'è un dato di fatto e la Costituzione su questo è chiarissima: il referendum è popolare, è del popolo, non è dei partiti. Noi raccogliamo le firme, ma poi alla fine decideranno i cittadini l'anno prossimo in primavera se mantenere la situazione che tutti conosciamo o se invece procedere con una riforma. La Lega chiede la verifica della giunta Masci dopo 2 anni di governo cittadino, ma come spiega il capogruppo Dincecco, non è alla ricerca di un quarto assessore. Dincecco, si parla tanto di rimpasto al comune di Pescara, di cariche, di assessori che potrebbero andare via, di altri che potrebbero arrivare. È così? La Lega ha chiesto un rimpasto, una verifica di giunta? Credo che si debba parlare più di cose da fare. Penso che siamo alla fine di una stagione estiva, dobbiamo a metà mandato, a metà legislatura al Comune di Pescara, dobbiamo fare un punto delle cose fatte, delle cose da fare, perché abbiamo la seconda parte di mandato nella quale dobbiamo accelerare su alcuni punti importanti. Probabilmente questo anno e mezzo di pandemia ci ha costretto ad occuparci di altri temi e adesso invece il momento, il punto di arrivare a ripartire su alcune tematiche sulle quali avevamo puntato in campagna elettorale e sulle quali oggi ci dobbiamo sedere tutti compatti in maggioranza per superare appunto questa fase di pandemia e continuare il lavoro svolto e la strada che dobbiamo appunto intraprendere per arrivare a fine legislatura. In tutto questo chiaramente è ovvio che è naturale, è normale immaginare che a metà mandato si faccia un quadro di chi ha fatto meglio, di chi ha fatto di più, di chi ha fatto di meno, di chi deve fare meglio, di chi può migliorare. Tutte queste cose fanno parte di un discorso più ampio che riguarda non tanto le poltrone e le casacche, ma riguarda le cose da fare per la città di Pescara. Ma voi chiedete un altro assessore? Il tema non sono gli assessori, qui poi si riduce tutto a questo. Noi siamo convinti che bisogna accelerare su alcune questioni amministrative importanti. Pescara ha bisogno. Quali, per esempio, di incendio? Penso che dobbiamo migliorare l'aspetto della manutenzione della città, penso che dobbiamo migliorare la pulizia della città. Ci sono alcune questioni che probabilmente a causa della pandemia abbiamo non messo da parte, ma sulle quali ci siamo confrontati di meno, concentrati di meno perché c'erano altre necessità. Abbiamo organizzato il miglior hub vaccinale probabilmente della regione Abruzzo, purtroppo le energie poi si sono spese più su altre cose e meno su altre. Adesso è il momento di riprendere a ragionare su quelli che erano i punti più importanti della nostra campagna elettorale. Su questo ci dobbiamo fermare, ci dobbiamo riflettere e poi alla luce di quello che decideremo tutti insieme bisognerà fare anche una riflessione sulla composizione totale. Andiamo a Penne adesso, dove l'assessore uscente al bilancio della giunta Semproni, Gilberto Petrucci, si candida a sindaco in vista delle amministrative di ottobre. E Gilberto Petrucci, 41 anni, assessore comunale al bilancio, il candidato sindaco che raccoglierà l'eredità dell'attuale primo cittadino Mario Semproni, che ha scelto di non ricandidarsi per il secondo mandato. La scelta di Gilberto Petrucci rappresenta dunque la continuità amministrativa che sarà rafforzata con l'ingresso di un polo civico al quale hanno aderito uomini e donne, espressione della società civile pennese. Noi vogliamo intanto continuare il lavoro svolto con l'amministrazione del sindaco uscente Mario Semproni. Abbiamo fatto tanto, ma tanto dobbiamo ancora fare. Penne è una città strategica nell'entroterra pescarese, dobbiamo puntare sui temi principali quali l'ambiente, il sociale, il rilancio culturale, la riqualificazione del centro storico e non per ultimo la salvaguardia dell'ospedale San Massimo e soprattutto concludere la vertenza Brioni in maniera positiva. L'obiettivo è quello di far sì che ci sia un centrodestra unito attorno al suo nome? Diciamo che ad oggi è questo l'obiettivo principale, la sintesi migliore è ricaduta sulla mia candidatura. Abbiamo anche aperto ad altri movimenti civici proprio perché vogliamo introdurre energie positive per rilanciare il territorio di Penne e non solo. Penne deve tornare ad essere il baricentro dell'area vestina. Lei parlava delle priorità, la priorità delle priorità è l'ospedale.
Senza alcun dubbio dobbiamo a tutti i costi salvaguardare il presidio ospedaliero San Massimo, lo faremo con determinazione, senza tirarci indietro, ma soprattutto ascoltando non solo le esigenze del territorio, ma anche quelle del comparto medico sanitario del presidio, perché sono loro i principali protagonisti e dobbiamo lavorare affinché Penne possa tornare ad avere un ospedale di base straordinario con alcune eccellenze fondamentali. Giunge alla 11ª edizione Notte su Ali di Farfalla, l'evento curato dall'Associazione Federica e Serena che ricorda due vittime del sisma aquilano del 2009. Quest'anno appuntamento all'area eventi del Parco Fluviale di Teramo per mercoledì 1 settembre. La manifestazione quest'anno è arrivata all'11ª edizione e si terrà il 1 settembre all'area concerti del Parco Fluviale di Teramo alle ore 20:30. Vedrà come ospiti Alessandro Preziosi, che presenterà uno spettacolo molto importante, molto bello su Totò, che infatti insieme al chitarrista Daniele Bonaviri presenterà appunto Totò oltre la maschera. E poi ci sarà anche un altro artista che è Setac, un cantautore pennese che attraverso diciamo un percorso musicale internazionale canterà in dialetto abruzzese. E quest'anno la devoluzione del ricavato sarà destinata appunto alla Mensa Multa Paucis di Teramo, proprio perché abbiamo sentito l'esigenza quest'anno di individuare un destinatario che avesse davvero bisogno e abbiamo notato che questa associazione, che dà un servizio molto importante, che è appunto quello della mensa alle famiglie più bisognose, era in difficoltà, diciamo, perché in virtù di quello che è stato un periodo appunto pandemico anche abbastanza complicato. E quindi vi invitiamo come sempre a partecipare, perché anche la singola partecipazione significa contribuire a questo progetto. E vi invitiamo a partecipare quindi il 1 settembre all'area concerti e ad acquistare il biglietto sulla piattaforma di Ciauticket in tutti i punti vendita autorizzati. E ovviamente vi ricordo che è necessario il Green Pass per poter partecipare. Apriamo adesso la pagina di sport e calcio. A 8 giorni dalla chiusura del calciomercato e a 6 dall'inizio del campionato, il Pescara è alla ricerca di un centravanti. Difficile arrivare a corazze e simeri. Nella lista dei papabili c'è anche l'abruzzese Rocco Costantino, che non rientra nei piani del Modena. Per il Pescara prende il via la settimana tipo, quella che porterà alla prima di campionato di sabato sera, quando l'Adriatico Cornacchia sfiderà l'Ancona Matelica, e sarà anche l'ultima settimana piena di calciomercato. La dirigenza è impegnata sui due fronti, quello delle cessioni e quello delle entrate, per completare il mosaico da mettere a disposizione di Auteri. La partita di Coppa ha rimesso in discussione le posizioni di Galano e Busellato, subentrati nella ripresa, col primo che ha segnato il gol che ha sbloccato il match. Le parole pesanti del presidente Sebastiani a Castel di Sangro lasciavano pochi margini per ricucire, e invece qualcosa è successo all'inizio della scorsa settimana. Se Auteri li ha poi convocati e quindi messi in campo, peraltro servono offerte, e il Cosenza, che si era interessato ad entrambi, ora pare aver decelerato e nelle prossime ore si capirà se l'abbandono delle due piste è totale. Da capire il destino di Andrea Di Grazia e Nicolas Belloni, che sembravano vicinissimi a Foggia e Imolese rispettivamente, discorsi che potrebbero riprendere nelle prossime ore, mentre Bocic, titolare contro Napoli e Olbia, potrebbe restare come prima alternativa tra gli esterni d'attacco. Sul fronte delle entrate l'obiettivo principale è quello del centravanti. A rassicurare non basta la presenza di De Marchi, Marilungo e Ferrari. Il primo deve ritrovare continuità. Marilungo sembra logoro e ancora lontano dalla migliore condizione. Ferrari continua ad avere problemi muscolari che finora lo hanno limitato, e Loco non si è mai visto all'opera e ci vorrà tempo per ritrovarlo al top. Sebastiani e Mattea si sono interessati a Simone Corazza dell'Alessandria, ma dopo la tripletta di ieri nel match di Benevento sembra improbabile che i grigi facciano partire l'attaccante, che può interpretare con successo i ruoli di centravanti ed esterno. Chi partirà dal Piemonte è Umberto Eusepi, su cui però sembra in vantaggio su tutti il Messina. Non è facile arrivare a Simone Simeri, che Auteri conosce bene, ma che è sceso in campo da titolare nel match di Coppa che il Bari ha giocato e perso con l'Andria. Su Francesco Margiotta, svincolatosi dal Chievo, ci sono
club di B come il Cosenza ed è improbabile che scenda in terza serie. Così il Delfino ha inserito nella lista un abruzzese, il 31enne Rocco Costantino, il quale non rientra nei piani del Modena ed è sul mercato. Il DS Matteassi lo conosce bene perché un anno fa lo volle al Modena, prima parte di stagione senza sussulti, quindi il prestito alla Pro Vercelli dove ha fatto un'ottima seconda parte. Per il centrocampo la società punta a formalizzare a breve l'acquisizione di Giuseppe Rizzo della Triestina. Ogni successivo acquisto nel reparto passerebbe da una uscita del già citato Busellato o di Valdifiori. E battendo in Coppa 2-0 il Monterosi, il Teramo ha centrato il passaggio al secondo turno di Coppa Italia, dove se la vedrà col Siena il prossimo 15 settembre. Soddisfatto il tecnico biancorosso Federico Guidi, che intravede ampi margini di miglioramento per la squadra che sabato sera debutta contro la Virtus Entella. È stato sicuramente un esordio positivo. La squadra, come vi avevo detto nella conferenza pre-gara, insomma, mi auguravo e speravo di vedere questo tipo di atteggiamento. La squadra ha messo in campo intensità, ha giocato, ha cercato di proporre sempre. Anche quando il Monterosi ha provato a venirci a prendere alti, la squadra ha voluto uscire con qualità tecnica. Insomma, è un esordio sicuramente positivo. Poi ci sono state sicuramente delle sbavature, ma è normale che sia così. Per essere l'esordio, è sicuramente un esordio estremamente positivo. Io mi auguro sempre di vedere giocare i ragazzi come li vedo all'allenamento, perché non ho mai nascosto fin dal primo giorno che questo gruppo mi diverte durante gli allenamenti, perché è una squadra estremamente recettiva e soprattutto un gruppo che viaggia veramente a intensità violente e soprattutto mette in campo per ora tanta qualità. Secondo me il gruppo ha ancora ampi margini di miglioramento, perché c'è tanti ragazzi nuovi, la metodologia di allenamento è diversa rispetto al passato. Birligè è un ragazzo che ha delle potenzialità importanti e sta migliorando, perché è estremamente attento e recettivo, e nei movimenti già rispetto a quando l'ho conosciuto il 27 di luglio, già sta cambiando il suo modo di giocare. E poi secondo me è un giocatore che può interpretare anche più spazi, infatti poi è stato schierato insieme a Bernardotto. Gabriele è appena arrivato, deve calarsi chiaramente nei nostri meccanismi, nelle nostre idee, viene da un'esperienza con un modo di giocare diverso, però sono sicuramente giocatori estremamente validi e soprattutto sono funzionali al nostro modo di giocare. Ci sono tantissimi calciatori che per le loro caratteristiche questo modo di giocare è il proprio abito forse più idoneo per poter esprimere le proprie qualità, però ecco, secondo me i margini di miglioramento che ha questa squadra sono veramente ancora molto ampi. Ieri in Serie D giornata di amichevoli per le formazioni abruzzesi, il Chieti ha battuto 4-1 il Casal Barriera, formazione che milita nell'eccellenza laziale, con le reti di Bassini, Akamadu, Cantarelli e Fabrizi. Il Notaresco invece ha superato il Ponte Vomano 2-1 con i gol di Bana e Marcattili. Vittoria anche per il Pineto sul Mutignano 1-0 con il gol vittoria di Cardella, arrivato proprio in estate dalla Cinzia Albalonga. Invece, per quanto riguarda il mercato, il Nereto ha ufficializzato l'acquisto del portiere Enrico Mora, classe 2000, anche lui al Giulianova lo scorso anno. E questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo che i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. A me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi una buona serata.